nuovi studi di teleibs.it. Partiamo con questa intervista da questo bellissimo studio in Mazara del Vallo. Gli ospiti di oggi sono alla mia destra Francesco Foggia, consigliere comunale di Mazara del Vallo del PSI, Giovanni Iacono, sempre consigliere comunale di Mazara del Vallo, gruppo indipendente. Invece alla mia sinistra abbiamo Marilinda Ingrande del Comitato Civico Spontaneo però radioterapia di Mazara del Vallo, e il consigliere Vincenzo Giardina di Campobello di Mazara, gruppo indipendente. Oggi parleremo di questo ospedale della Belaiello che venerdì 28 verrà inaugurato, ma tanto fermento all'interno del nostro territorio, non soltanto mazarese, vediamo che c'è anche la presenza del consigliere di Campobello di Mazara. Radioterapia semplice o complessa? E questa è la domanda che ci stiamo chiedendo tutti, non soltanto a Mazara ma nell'intera provincia. C'è una lotta con la città di Trapani, con il Sant'Antonio Abate di Trapani per questa radioterapia. Partiamo subito con il chiarire appunto la differenza che c'è tra radioterapia semplice e radioterapia complessa. Consigliere Foggia, apriamo così questa intervista. Io parto dal presupposto che comunque non ci dovrebbe essere nessuna diatriba, perché qua nessuno comunque ha degli interessi campanilistici, qua si parla solamente di scelte logiche. Io dico semplicemente, a prescindere che andrò a chiarire adesso la differenza tra semplice e complessa, non ha alcun senso rendere complessa una cosa che non esiste. Ce lo dice De Chieto Balduzzi, Balduzzi non dice di rendere complessa una cosa che non è presente sulla carta, dice di rendere anche nell'interesse della spending review, noi dobbiamo rendere complessa quello che abbiamo. Ad oggi l'unico nosocomio in provincia che ha l'installatore lineare montato è l'ospedale di Mazara del Vallo. Io guardo, non ne faccio un problema di territoriale, un problema di campanismo, parto semplicemente con una questione di logica. Mazara del Vallo oggi è pronta, Trapani no, ho detto semplicemente in attesa che a Trapani iniziano e finiscono i lavori, quindi parliamo fra 8-9 anni, mi sembra logico e opportuno rendere complessa il nostro ospedale. Sì, ma andiamo nello specifico, differenza tra complessa e semplice. Partiamo subito che innanzitutto avere un'unità complessa significa avere più posti letto, significa avere un'autonomia economica diretta e non dipendere da nessun altro ospedale, significa avere il primario a Mazara del Vallo. Cioè una persona che ha una patologia X che deve usufruire la terapia si affida nelle mani di un primario. Dopo il primario ci saranno equipe di dottori non indifferenti, comunque specializzati, ci saranno infermieri, ma la cosa più importante è che comunque il paziente viene seguito a 360 gradi senza essere sballottato né a destra né a sinistra. Significa essere diretti e comunque centralizzare tutto su Mazara del Vallo, ma avere un'unità complessa significa pure lavorare in chiave futura per una rete oncologica, che era quello che si era prefissato comunque Massimo Russo nel passato. Parliamoci chiaro, l'ospedale di adesso, questo piano ospedaliero, non era quello che aveva previsto Massimo Russo, ma non lo dico io, lo dice la stessa autorità morale e civile, cioè il magistrato, cioè Massimo Russo, e io mi fido solo di lui, perché è lui che ha realizzato quell'ospedale a Mazara del Vallo, non l'ho realizzato sicuramente io sono stato da stimolo, come lo è stato il consigliere Iacono, come sono stato da tanti altri consiglieri comunali, tutto ciò nell'interesse di non farci mortificare, ma io non posso comunque cercare di subire ancora mortificazioni da chi ha il potere politico. Io parto dal presupposto che fare scelte diverse significa avere scelte politici di natura diversa, e questo mi dispiace, Mazara merita il rispetto. È vero che il nostro ospedale, l'ospedale a Belaiello, dai progetti, dai disegni dell'assessore, dall'allora assessore Russo, sarebbe dovuto essere un'altra cosa, ma adesso i programmi sono cambiati. Trapani è diventato uno SPOC, Mazara del Vallo un presidio di base. Quindi per quale motivo? Cioè, voglio dire, l'attuale assessore Gucciardi dice che tutto questo critiche, tutto questo mormorio di semplice, complessa, radioterapia di qua, Trapani, Mazara, sia un mero campanilismo. Lei cosa ne pensa? Io non penso. Se lui dice che è un campanilismo, si vedrà alla lunga. Quando apriamo l'ospedale di Mazara del Vallo vediamo quello che fa. Quello che si dice oggi è quello che sulla carta, che è Mazara, Marsala, che sono Lugano, sono ospedali di base, tra le persone di primo livello. Ma io mi chiedo da cittadino, e mi faccio un ragionamento logico, due conti semplicissimi, com'è
pazienti che spendono 40 milioni di euro in ospedale di Mazzara del Vallo, dove c'è tutti i requisiti, con diretto Balduzzi, quindi partiamo dalle fotovoltaiche, dal risparmio energetico e via dicendo, perché se no ci prolunghiamo troppo, che è un professore. C'è un bunker in giro che è stato effettuato dalla radioterapia. Come si fa a dichiarare un ospedale modernissimo, con tutti i decreti, che la legge li fanno loro, non li facciamo noi sicuramente, nemmeno i cittadini, e stabiliscono tutti i criteri per poter nascere nuove strutture ospedaliere, e dove che in provincia di Trapani, penso, forse anche a livello regionale, è uno dei primi più moderni che ci possa essere, e siamo un ospedale di base. E gli ospedali di livello sono Salemi e Trapani, che non hanno la legge che dice che devono Balduzzi, cioè nel consenso, sala bunker e via dicendo, nemmeno dico per essere ripetitivo e prolungato. Io dico che alla base dobbiamo capire che è sempre quella politica dove fai i disegni politici in base agli accordi loro che hanno sempre, e purtroppo la cosa critica che è nella nostra città, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo riconoscere, noi non abbiamo una forza politica regionale dove ci può rappresentare. Noi siamo sempre in minoranza. Quando ci mettiamo in testa la città di Mazzara di poter eleggere, a prescindere di esso sia, due, tre personaggi a livello regionale e possiamo portare la regione, forse... Tra l'altro Bucciardi è arrivata alla regione, grazie. Ora ci è arrivato. Grazie ai nostri voti. Dico, e ci possiamo fare la legge di Mazzarese con la speranza che chi si candida alla regionale sia, diciamo, sia affettuoso nei confronti della propria città e fare avere quello che... Ah, ma non perché lo deve avere, ma perché oggi c'è una struttura che a livello di legge e a livello di tutto quello che comporta un ospedale, noi ce l'abbiamo e loro ce lo vogliono togliere, quindi siete voi stessi che fate le leggi e poi l'assessore viene e ce lo vuole togliere. E la cosa più bella è che sicuramente nel 28 ci saranno tutte le presenze in ospedale, tutti che faranno le passerella, noi saremo da guardare, e magari chi è stato l'artefice nemmeno sarà presente, perché magari non sarà invitato, perché magari ci possono essere dei disaccordi o dei disapori. Forse parlavo poco fa con la signora, diciamo, fino a quando non ci mettiamo in testa che fare politica significa essere al servizio degli altri, non essere al proprio servizio, non si cambieranno mai le cose. Allora dico che le cose sì, si può fare, uno ne può tirare spunto pure del ruolo che ho qua, però dico mettiamoci al servizio e facciamo le cose per come dice la legge, perché come dice lei, che noi abbiamo letto, perché ha preso, se non sbaglio, allora 1500 voti a Mazzara. Io non mi ricordo le cifre perché non sono attento su questo. Dico, ma non perché tu hai preso tutto questo da Mazzara, devi dare qualche riconoscenza. Di riconoscenza non c'è. La riconoscenza è per la struttura che c'è e per le leggi che voi avete stabilito e per come è nato quell'ospedale. Quando mi venite a dire a me la motivazione perché dovrei dare la radioterapia o qualsiasi altro tipo di reparto a Trapani, a Salerno, via dicendo, quando abbiamo una struttura che complessa e mi permette a me, che vengo da Sciacca, da Rigendo, mi fermo solo in un posto, quindi Mazzara del Vallo che è complesso, e faccio tutto l'itinerario, con l'itinerario che c'è da fare su quella malattia. No che prima devo venire a Mazzara e poi mi devo trovare io il direttore che dirige tutto quel bunker o il primario e me ne devo andare poi a Trapani per avere un'altra... dico, ma penso da questo, ma nella logica non ci sta, il risparmio dove avviene, il cittadino dove lo stiamo aiutando, cioè sono queste le risposte che io vorrei da questo assessore, sedendo un tavolo tranquillamente, ma non parlando di politica, ma parlando da cittadino a cittadino, ma io vorrei trovare una risposta a questo. Io che mi sposto da Agrigento e vengo a Mazzara, dove voi avete speso 40.000 euro, avete fatto già una situazione, una struttura di tutto quello che c'è, bunker, e lei mi dice che il primario me lo trovo a Trapani, dove non esiste niente, e dove non c'è. E vorrei capire come quello deve mettere una consulenza dove non ci sono né attrezzature, né staff, né niente. E io che ho una cosa stabilita in questa città, ma poteva essere pure che questo ospedale nascesse a Salerno, nasceva a Barsala, nasceva a Trapani, ma era giusto che avevano loro quello che gli aspettava, ma perché è stato costruito per quelle determinate cose. Oggi noi ci ritroviamo in una situazione dove abbiamo l'ospedale, ci sono spese 40.000 euro, abbiamo tutte le situazioni, le strutture ben preparate al decreto Balduzzi, a quello che aveva stabilito allora la politica per avere quei tipi di reparti. Oggi c'è un altro assessore, domani
Cucciari, se non c'è più Cucciari, cosa facciamo? Viene un altro assessore e poi siamo tutta un'altra città, perché magari è l'assessore di Agrigento, cioè non capisco io questo, cioè vorrei capire questo io di questi signori politici, che in base a chi si trova, al paese di appartenenza, alla città di appartenenza, si deve trasportare tutto, non è qua dipende anche da tutto un fatto regionale e provinciale, questo ospedale, questa struttura. Magari domani ci troviamo che abbiamo fatto questo, fa 8 anni, 9 anni, facciamo Trapani, allora in conseguenza di quello chiudiamo Mazara e abbiamo Trapani. Cioè, dico io, siamo nell'assurdo. E poi che cosa parla la politica? Si risparmia. Ma il risparmio di che cosa? In effetti il risparmio in questo modo non si vede tanto, fare due reparti nella stessa provincia, uno in un modo, uno in un altro. Diciamo che dal decreto Balduzzi si evince che ci può essere solo una radioterapia ogni 600.000 utenze. La provincia di Trapani ha 480.000 utenze. Allora Massimo Russo intelligentemente aveva fatto una scelta baricentrica, perché andava comunque a ricoprire quelle città come Sciacca, come Montevaco e la zona comunque a parte dell'Agrigentino, per cercare comunque di andare a sommare quelle 600.000 utenze per avere una radioterapia. Ed è questa la radioterapia comunque che ad oggi si trova a Mazara del Vallo. Questa invece è quella di Trapani, cioè a Trapani non abbiamo niente e Mazara è pronta. Ora io dico, non ne voglio fare un problema, ma se noi parliamo di spending review, la struttura pronta comunque a ricevere la novità complessa è Mazara del Vallo. E noi lì dobbiamo lottare per una questione di buonsenso, di una certa logica. Io ho detto poco fa, fare cose diverse significa avere scelte politiche diverse, ma non perché lo decide Foggia, perché purtroppo, caro consigliere Agono, e lei sa perché comunque come me è stato confermato dalla passata legislatura, la verità c'è che quando l'assessore Massimo Russo aveva deciso di fare la radioterapia a Mazara del Vallo, Trapani si era ribellata. E chi si era ribellato e chi si era opposto non era né il consigliere Foggia e né il consigliere Agono, avevano un nome e cognome, e l'attuale assessore Baldo Cucciatti, il senatore D'Alì e l'ex deputato regionale Camillo Oddo, tre persone che hanno fatto una petizione popolare, hanno raccolto delle firme che hanno deputato al Ministero della Salute, tutto ciò in testa di togliere la radioterapia a Mazara e portarsela a Trapani. Allora Massimo Russo intelligentemente cosa ha fatto? Ha cercato di spostare a Trapani tutta la diagnostica PET, TAC, eccetera, eccetera, mantenendo a Mazara un'unità di radioterapia. Certo, poi lui non ha avuto più tempo di confermare l'unità complessa perché non ci sono stati più i tempi, ci sono stati, diciamo, poi si è spostato dall'assessorato, poi è andato dall'assessore Borsellino, ci sono stati avvicinamenti, adesso c'è la Cucciardi. Ma io dico semplicemente, dobbiamo cercare di essere seri, la gente non è stupida, Mazara ha ben compreso qual è il problema, perché abbiamo un rapporto che poi magari parlerete con la signora del comitato qui presente, più di 10.000 firme, adesso non so quante sono le firme, significa che Mazara ormai ha le idee chiare, che non ha le idee chiare a Mazara del Vallo e Partito Democratico, e questo mi dispiace, perché io non ne voglio fare un problema politico, ma quantomeno cercare di difendere una scelta logica. Infatti non è soltanto però Mazara ad avere questo problema, perché declassare l'ospedale di Mazara vuol dire declassare anche l'ospedale di Castelvetrano, perché sono ormai un'unica cosa. Di questi due ospedali fanno parte tutti i territori che girano attorno, no? Anche il territorio di Campobello. Infatti con il consigliere Giardina oggi parleremo proprio di come Campobello si sta muovendo proprio per in favore della radioterapia complessa di Mazara del Vallo. Cosa state facendo la cittadinanza, come sta reagendo? Innanzitutto buonasera, volevo congratularmi per questi studi della IBS. E oggi è un tema molto, molto importante da affrontare. Qua non si discute di campagna elettorale, qua si discute sui problemi seri che la gente ha, e credo che almeno uno in ogni famiglia ha questi gravi problemi. E oggi Campobello viene rappresentato da sottoscritto, da consigliere Enzo Giardina. Oggi dico, non ci sono politiche in prossimità, ma c'è una persona che si è resa disponibile a combattere contro chi della politica ha un senso ben diverso. Io oggi sono qui a difendere i cittadini di Campobello e difendo anche i cittadini dei paesi limitrofi.
Io non appena ho saputo questa petizione popolare che l'amico Francesco Foggia insieme a Marilyn avevamo organizzato, subito ho chiamato Francesco per saperne di più e così abbiamo avuto questo confronto. E di fronte alla salute non c'è nessun colore politico, di fronte alla salute c'è solo una cosa da fare, di unificarsi. Io ho chiesto un consiglio comunale aperto di urgenza al presente consiglio del comune di Campobello di Mazara. Aspetto una data ben precisa della convocazione e voglio ringraziare i miei colleghi consiglieri che hanno fatto sì che questo consiglio aperto comunale a giorni gli sarà data una data, e sono il consigliere Giacomo Gentile, il consigliere Zito Caudenzia, il consigliere Bassante Gaspare e per finire il consigliere Di Maria. E sottoscritto, naturalmente, sono un primo firmatario e relatore in quella sede del Consiglio Comunale. Bene, si deve ringraziare allora il lavoro che si è fatto dall'ex assessore della Santa Russo in sinergia col sindaco Nicola Cristaldi, che Mazara oggi può dire bene di questo sindaco, di un sindaco che è difficile da sostituire, un sindaco che con le sue capacità, la sua esperienza saprà ben difendere Mazara del Vallo. E oggi il mio compito di difendere questi cittadini di Campobello, perché evitiamo che i nostri cittadini di Campobello, di Castelveggiano, di Mazara, di Santa Ninfa, di Partanna, tutta la Valle del Belice, debba fare per forza chilometri di strada per curarsi, quando a due passi abbiamo la radioterapia complessa già pronta. Onorevole Cucciardi, non giochiamo sulla salute delle persone. Non ci sono persone serie A e persone serie B, ma ci sono solo gente che ha bisogno di cure, e noi su questo dobbiamo contare. E a suo gran buon senso che oggi c'è una radioterapia pronta, già da domani può essere operativa a dare soccorso a queste persone che hanno veramente di bisogno. Oggi questa è la mia presenza e spero che il Presidente del Consiglio del Comune di Campobello di Mazara dia una data al più presto possibile e che abbiano cura come io oggi sono qui a difendere la città, che anche loro difendono questa città insieme. Il consiglio è dare una mozione di indirizzo e dare la sua, fare veramente la sua parte con l'amministrazione, che su questi problemi, non ripeto, non ci sono colori politici, ma ci sono solo una cosa: la salute delle persone. Io ringrazio ancora Francesco per l'opportunità che oggi mi ha dato di essere qui, al consigliere Iacono e a Marilinda, che sta lavorando alla grande con questo comitato, che ha raccolto in maniera efficace tantissime firme e credo che ancora farà il suo grande lavoro. Grazie. Bene, volevo proprio soffermarmi sull'importanza anche di un'amministrazione, un sindaco che aiuta anche in questi momenti molto importanti. Qual è il ruolo dell'amministrazione all'interno di questo comitato? Come si sta rapportando con questa raccolta firme in Mazara del Vallo? Allora, intanto io ringrazio Vincenzo per le parole che ha speso per noi del comitato. E prima di rispondere alla domanda volevo ricordare che questo comitato è nato per caso, perché altrimenti non si sapeva niente. Un giorno mi sono incontrata con Francesco, eravamo lì per caso, e lui era molto arrabbiato per quello che stava succedendo proprio per l'ospedale di Mazara. Perché conoscendo lui e sapendo comunque che lui aveva avuto precedentemente dei problemi di salute per quanto riguarda per un problema di tumore, mi sono detta: ma per quale motivo noi non dobbiamo fare qualcosa, non dobbiamo creare un comitato che dia forza a tutto questo? E così nel giro di una settimana abbiamo creato, diciamo, con un'ottantina di persone, abbiamo sottoscritto il comitato spontaneo pro radioterapia. E da lì abbiamo iniziato questa petizione popolare dove proprio con i banchetti siamo stati sui posti
e vedevo che la gente comunque rispondeva tantissimo a tutto questo, anzi le dirò di più, perché era molto arrabbiata per questo motivo, perché loro erano convinti che comunque l'ospedale di Mazara era questione di breve tempo, ma avrebbe riaperto con tutto quello che era il caso, e quindi con una radioterapia. Poi io non sapevo tra complesso e semplice il significato, mi sono andata un po' ad informare e la differenza c'è. Differenza tra complessa e semplice sono i posti letto, sono i primari, è tutta una serie di cose che il personale qualificato non si può andare a destra manca per curarsi. Poi diciamo pure che anche per l'economico un cittadino ha delle grosse spese per andarsi a curare fuori. Il primo posto, voglio dire, per la radioterapia oggi è Bagheria, non ci sono altri posti, la Maddalena, cioè non ci sono posti per cui una dice va bene mi sposto di poco. L'assessore Russo ha comunque creato questa struttura a Mazara, magari non era il caso, magari lo dovevano creare a Trapani, io questo non lo so e sinceramente non voglio entrare nel merito tecnico delle situazioni, però ce l'abbiamo qua e come tale adesso dobbiamo portare avanti questa struttura in modo tale che sia complessa. Quante firme avete raccolto? Noi siamo all'incirca già 12.000 firme, ma ancora non siamo fermi a questo, stiamo andando avanti. Io ho delle persone eccezionali che stanno lavorando e lavorano pure con la febbre. Noi abbiamo avuto tramite il presidente del banchetto, ci hanno permesso di fare la raccolta firme e ci sono stati dei giorni comunque di vento fortissimo dove ho avuto persone con la febbre che venivano ad aiutarmi. E devo dire che comunque sono molto contenta di questo, sono molto contenta che il cittadino mazzarese, ma anche a Campobello, anche a Castelvetrano, abbiamo avuto un grosso riscontro. Noi siamo stati a Conad e a Conad abbiamo avuto 3.000 firme, non sono poche. Quindi per la gente persona, risponde. La gente risponde benissimo, la gente, cioè, anzi, io devo ringraziare tutti quelli che mi dicono grazie perché state lavorando anche per noi, perché state spiegando, perché comunque ci stiamo mettendo del tempo, siamo fuori dalla mattina alla sera a raccogliere firme, il che non è semplice per uno che ha famiglia, per uno che ha un lavoro. Comunque lo stiamo facendo volentieri e andremo avanti così. Io vi ricordo che il 28 c'è l'apertura, quantomeno la consegna dell'ospedale da parte dell'ASP e quindi consegnerà anche, farà vedere, farà visitare al nostro Nicola Cristaldi, il nostro sindaco, l'ospedale di Materiale, però invito anche i cittadini ad essere presenti, magari non ci faranno entrare, non siamo lì come ospiti, però quantomeno potremo anche sentire l'assessore Cucciardi che sarà presente, sentiremo un po' quello che avrà da dirci, da dire. E ricordo anche che il 30 noi speriamo di farlo nell'aula consigliare dove io ho chiesto comunque il permesso. Faremo un'assemblea popolare dove ci saranno invitati comunque molti esponenti politici di qualsiasi parte politica, destra, sinistra, non ci interessa. Sarà invitato anche l'assessore Cucciardi, inviteremo anche De Nicola, il nostro sindaco Nicola Cristaldi, dove invito anche i cittadini a partecipare a questa assemblea e dove ci sarà la resa dei conti comunque di quello che abbiamo fatto e di come potremo andare avanti. Io spero che ci fermiamo qua, che l'assessore Cucciardi ci dirà delle buone notizie, ma se non fosse così andremo avanti, andremo al Ministero e speriamo di capire insomma come risolvere questa situazione. Certo, allora l'assessore Cucciardi, ultimamente l'assessore Cucciardi non ha avuto proprio vita facile, ecco, perché da tutta la Sicilia si sono lamentati di questo nuovo riordino del piano sanitario. Secondo lei perché? Non soltanto i mazzaresi, non soltanto la provincia di Trapani, ma tutta la Sicilia? Perché una persona si dovrebbe comunque limitare a scrivere quello che è lo stato dell'arte del lavoro. Innanzitutto mi fa piacere oggi essere qui presente comunque con una platea di persone comunque competenti che stanno mettendo la faccia. Poco fa il consigliere Giardina diceva che non c'è colore politico, io condivido in pieno. In più aggiungo, oggi ci siamo noi qui a cercare di prendere questa difesa e comunque a intraprendere questa azione, ma alla fine poi l'ospedale rimarrà, Foggia passa, Giardina passa, Giacomo se ne va, ma niente non ci sarà più. Ma l'ospedale è di tutto il territorio, non è solo mio.
volevo aprire questa parentesi perché è giusto ringraziare e gratificare che chi per adesso è stato operato e sta battendo. Io ringrazio Giardina che sta intraprendendo un'azione importante presso il Comune di Campobello di Mazara, dove sono convinto che gli inviti saranno comunque rivolti a tutte le istituzioni presenti e penso anche rivolte verso Mazara e verso il Comitato. Questo significa fare comunque un'azione logica. Ma devo dire che sono stato proprio io in assemblea 10 giorni fa dove il malcontento era generale. Il malcontento era generale non perché è stato Foggia, perché è stata la Regione Sicilia, tutti i direttori dell'ASP che si sono comunque rivolti anche contro l'assessore Cucciardi. E quando io noto che il signor Crocetta invita alla sua corte tutti i direttori dell'ASP, significa che cosa non va? Significa che comunque non sta valorizzando il lavoro che sta facendo l'assessore Cucciardi. Ai tempi di una sana Repubblica, della prima Repubblica, un assessore del genere o si dimetteva o lo mandavano a casa. Perché vuol dire che il tuo operato non è stato accettato, non è stato propositivo verso la Regione Sicilia e magari tra questi problemi c'è anche il problema di Mazara del Vallo. E se il problema di Mazara del Vallo è uno dei tanti, immagina quello che ci può essere a Cefalù, quello che ci può essere a Catania, perché significa che sono fatte scelte non logiche. E questo mi dispiace, attenzione, perché dovrebbero essere scelte oculate, scelte sensate e non di interesse politico. Dovrebbe essere un interesse collettivo, della collettività. Io non ce l'ho né con Cucciardi di personale, ma sulla questione politica sì. Perché ancora una volta, veramente, sono convinti che siamo stupidi noi del territorio. Dico noi, come diceva il consigliere Iacono, abbiamo una struttura che ci è costata 40 milioni di euro. Cioè questa struttura non ce l'ha nessuno in Sicilia. Una struttura all'avanguardia, sotto tutti i punti di vista, tra l'altro. Tutti i comfort, ma lo dobbiamo rendere hotel o dobbiamo rendere ospedale? Perché il giorno 28 avremo qui tutto a fare passare, ci sarà anche il sottoscritto presente alla lavorazione. Come spero che non facciano l'errore di non invitare il factotum, che è Massimo Russo. Se no sarebbe veramente un torto, perché veramente dico sempre, dobbiamo cercare, come dice il consigliere Iacono, di dare i meriti a chi ce li ha. Questa è meritocrazia, perché senza l'avvento dell'assessore Russo noi a quest'ora non abbiamo neanche più ospedale. Ricordate che avevano chiuso l'ospedale Mazara del Vallo, l'avevano chiuso e grazie a un'azione comunque importante abbiamo avuto l'area di emergenza e adesso abbiamo l'ospedale tutto rispetto. Dovremmo avere l'ospedale tutto rispetto, dovremmo avere. A proposito di questo, tempo fa tramite un comunicato stampa del nostro primo cittadino Alessi Mazzara avrà un grande ospedale. A volte mi sembra di risentire, sa, quella pubblicità del grande pennello per una parete grande, ma Mazzara avrà un grande ospedale o semplicemente un ospedale grande? Perché ormai bisogna pure fare questa differenza. Che allora, un ospedale grande che la, basta. Che la struttura è all'avanguardia, ha detto poco fa lei e io la condivido. Il problema, io ho detto poco fa, cosa vogliamo fare adesso da grande? Noi cosa vogliamo fare da grande? L'ospedale Mazara del Vallo è proiettato comunque per cercare di assorbire tutta l'utenza della nostra Valle del Belice? Quando parlo Valle del Belice parlo di Campobello, parlo di Mazara, parlo di Marsala, perché giustamente noi stiamo puntando molto sulla radioterapia. Il nostro ospedale deve essere grande, ma non lo deve dire Foggia, perché ha tutti i requisiti, ha tutti i presupposti. Naturalmente lo decide la politica, lo decide l'assessore Cucciardi. E io ho detto, faccia un semplice decreto al suo piano ospedaliero, perché il piano ospedaliero che le ha fatto, che ha redatto, non rispecchia le potenzialità dell'ospedale Mazara del Vallo. Poco fa diceva a consigliere con il microfono spento, noi abbiamo una Ferrari, vogliamo mettere un pilota della Ferrari o dobbiamo mettere un pilota che deve portare la 500? E portare il pilota invece a Trapani che hanno appena appena la 126. Ma di che cosa stiamo parlando per adesso? Io non ne voglio fare un problema, non lo voglio. Ci sono persone di Trapani che hanno sottoscritto la petizione. Questo deve fare capire l'assessore Cucciardi che anche i trapanesi dicono: guardate che è logico quello che dice. Francesco, ma ci sono anche quelli di Salemi che mi hanno firmato la petizione. Perché Salemi, anche se è diventata di primo livello con Trapani. Beh, è un primo livello sulla carta quello di Salemi. È solamente un primo livello perché hanno chiuso quasi tutti i reparti. La gente Salemi avrà geriatria a lungo decenza, riabilitazione, hospice e il pronto soccorso non ce l'avrà. Il pronto soccorso non c'è. Quindi loro comunque. Una succursale di posti letto e basta. Non avranno un ospedale, dovranno spostarsi su Trapani per qualsiasi cosa dovranno fare. Salemi è 4 anni che non c'è il pronto soccorso. Non è che sono andata adesso a Sole Cucciardi, è 4 anni che non c'è più il pronto soccorso. Guarda caso però, essendo la sua città, lui, siccome dobbiamo noi comunque immaginare come ospedale, come riuniti, Mazara e Castelvetrano li ha accoppati insieme, Salemi l'ha staccato di Marsala
per non farlo stare per un mantenere di livello base e lo mette a trapani di primo livello. Guarda caso c'è un primo livello comunque, poi possiamo discutere sui tre parti che ci sono dentro, comunque è un primo livello. Mazzara, che è una struttura importante ed è all'occhio di tutti, è un livello base. Io ho detto l'altro giorno, non ne voglio fare un problema di livello, ne voglio fare un problema solo serio per quanto riguarda le unità che sono dentro l'ospedale Mazzara del Vallo. Noi dobbiamo avere un'unità complessa perché siamo pronti, non perché lo dico io. Oggi qua c'è Foggia che sta parlando con gli amici, ma qua c'è adesso una forza politica che si è intrapresa. Campobello, consigliere Iacono, Foggia, la città di Mazzara del Vallo, non è più il consigliere Foggia che parla, anche perché siamo pure forti dalla dichiarazione che ha fatto Massimo Russo. Non è che me lo sono inventato io, ha parlato un magistrato. Io sinceramente parlando, se lei mi dice di chi si fida, di Russo o di Bucciardi, è scontata la mia risposta. Io mi fido del Russo, di quello che ha realizzato tutto ciò, di quello che ha realizzato l'ospedale di Mazzara del Vallo. Naturalmente non ci fermiamo qui. Io ringrazio il comitato che si sta impegnando e andrà a fare questa assemblea, spero che sarò invitato, mi farebbe piacere anche la mia presenza, come spero che sarà invitato anche a Sorrento. Sarà invitato anche Massimo Russo, dovrà venire qua a spiegare. E lì poi veramente andiamo a vedere le somme, perché magari qua c'è qualcuno che vuole fare capire che Foggia vuole strumentalizzare. Foggia non vuole strumentalizzare. Foggia ha vissuto questo problema sulla sua pelle e Foggia si sta battendo per una scelta importante, perché voi non vuoi proiettare la città di Mazzara del Vallo a certe vitali. Noi non possiamo sempre soccombere ai poteri forti, noi non ci possiamo sempre piegare a chi vuole gestire la città di Mazzara del Vallo. Noi siamo Mazzara del Vallo, noi siamo Campobello di Mazzara, noi siamo Castelvetrano, siamo questo territorio, non ci possono ancora molte mortificare. E l'aiuto lo chiedo a tutti, lo chiedo al sindaco di Campobello, al sindaco di Mazzara, lo chiedo a tutti, ma lo chiedo alle forze politiche, perché anche la petizione l'hanno sottoscritta parecchi consiglieri comunali di Mazzara del Vallo, tranne quelli del PD. Consigliere Giardina, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? Io mi auguro che l'assessore Bucciardi faccia un po' mente locale e ritorni e faccia qualche passo indietro e dia l'ok al complesso terapeutico di radioterapia di Mazzara del Vallo, perché qua c'è tutta la Belice che non merita questo. Secondo lei invece c'è la possibilità di riuscire ad ottenere ciò che tutti i 12.000 firmatari vogliono? Ma io mi auguro di sì, spero di sì, ma ripeto, noi non ci fermeremo, il 30 sarà comunque un punto di partenza se Bucciardi non verrà qua invitato e ci verrà a spiegare quale sarà la situazione dell'ospedale di Mazzara. Noi vogliamo solo risposte, se ce le vuole dare nel senso che verrà il 30 a spiegare, bene, altrimenti andremo al Ministero e sarà poi il Ministro Lorenzin a venirci a dire quale futuro avrà il nostro ospedale. Io ripeto, io l'ospedale l'ho visto, è una struttura bellissima, è una struttura che non gli manca niente, quindi perché no, ormai ce l'abbiamo a Mazzara, tra l'altro Mazzara come punto di riferimento rispetto a Trapani non è proprio, perché comunque l'autostrada finisce qua da noi, quindi non vedo perché ci deve essere una diatriba tra Trapani e Mazzara, ormai ce l'abbiamo qua, teniamolo. Se poi un giorno Trapani avrà la struttura complessa perché magari riusciranno a fare la radioterapia anche a Trapani, vabbè, ci può stare bene, sono province, ce la spostano, non è così distante Trapani e Mazzara. Però adesso ce l'abbiamo noi, Trapani non ha niente, non ha un finanziamento fatto, non ha una struttura comunque già creata, non stiamo parlando del nulla, voglio dire, Mazzara è pronta, apriamo le porte a chi ha bisogno comunque di curarsi. No, ma parliamoci chiaro, cioè qua non è un problema, poco fa detto lei, Mazzara, Trapani, Salemi, qua è un problema di logica. Noi adesso il 28 ci troviamo ad andare a inaugurare un ospedale. L'altro giorno si è andato a inaugurare la PET presso Trapani. Lì per adesso si vanno a tagliare i nastri, ma questo è operato dell'assessore Massimo Russo. Adesso quando questo va a tagliare i nastri, bene, diamo i meriti a chi ha lavorato e ha realizzato queste cose. Quindi do i meriti a Russo, alla Borsellino, e alla fine do anche i meriti a Bucciardi che va a tagliare il nastro. C'è chi realizza, c'è chi taglia. Perfetto, però dico io, non ci dimentichiamo che io spero che fra 3-4 anni, 5 anni, consiglieri Agono, noi ci troviamo qui ad andare a inaugurare quello che sta facendo, che sta realizzando adesso l'assessore Bucciardi, che ad oggi ne posso garantire
sul piatto non c'è niente, e questo mi dispiace. Io le dico semplicemente che tutte queste apparecchiature della terapia si sono fatte con il DUPS, che è il documento unico di programmazione degli investimenti in sanità della Sicilia, attraverso l'articolo 20 e attraverso i finanziamenti del POFERS. Queste sono opere, macchinaggi acquistati e realizzati grazie all'operato dell'assessorato passato. Spero che in chiave futura mi trovo qui ad inaugurare altre apparecchiature e io vi farò un plauso. Ad oggi ho le mie perplessità, ad oggi. Spero che comunque possa smentire negli anni. Consigliere Iacono, secondo lei si riuscirà ad ottenere questa radioterapia complessa oppure sarà difficile riuscire a convincere la politica regionale? Se dipende da una forza della politica, credo che non riusciamo. Se dipendiamo da solo dai cittadini e di quello che sta fando il comitato, quindi la nostra forza deve essere quella, perché se noi la mettiamo su un piano di forza politica non otterremo mai niente. Questo è poco, ma glielo posso dire con un cuore aperto, insomma. E mi auguro che per la prima volta i cittadini di Mazara e la provincia capiscano veramente quello che stiamo andando a fare, perché non è un fatto politico, è un fatto che interessa tutta la provincia. Allora se tutti ci uniamo come cittadini, io non parlo mai di politica, a me da facile, ci mettiamo sempre avanti la politica. La politica che siamo avanti soltanto con un punto di riferimento. Poi sviluppare tutto il programma, in questo caso è la signora del suo comitato. Noi gli diamo aiuto e supporto. I colleghi di fuori, di Campo Bello, di Castelvetrano, della Valle dei Beni, Cedimenti, di Sciacca, quello che vengono. Ma la forza deve essere i cittadini. Io dico che il 28 dovremmo essere in via Sanremo 12.000 persone. Ma non ci devono far entrare. Noi dobbiamo vedere solo il taglio della non maschera. Credo che li farebbero entrare. No, ma non dobbiamo entrare. No, ma noi non dobbiamo entrare. Però se c'è la possibilità di ascoltare quello infatti, che dirà l'assessore Bucciardi, perché darsi che magari andremo avanti, perché ci darà quelle spiegazioni per cui l'ospedale di Mazara diventerà complesso come radioterapia. E quindi ci torniamo lì. Perché forse l'assessore può convincere solo con una presenza forte di tutti i cittadini che rappresentano una provincia intera, non Mazara soltanto. E allora là, quando tagli il mastro, noi gli batteremo le mani, ma poi ci deve dare le risposte che noi vogliamo. E allora là possiamo capire veramente quello che vogliamo. Perché voglio ricordare alle collega Foggia, purtroppo nella vita i meriti li prendono per gli altri, perché i progetti vengono sempre prima in Italia, vengono fatti sempre prima, da qualsiasi amministrazione che sia, regionale, provinciale, ospedaliero, comunale, o via dicendo. Purtroppo poi chi ha programmato non c'è più per motivi di politica, perché viene accantonato perché ha fatto troppo bene o perché ha fatto troppo male, si trova al posto dove ci diamo, taglierà il naso, gli batteremo tutti. E il problema è di ognuno di noi che non ci ricordiamo mai di chi è stato partecipe. Ci andiamo a ricordare nel momento in cui va a tagliare il naso, guarda, non è corretto, non è giusto. Allora dico a tutti, se vogliamo avere veramente qualcosa, questa volta muoviamoci come cittadini, non come politici. Bene, facciamo un'ultima battuta per tutti i presenti, a random proprio. Allora, cosa dire ai cittadini? Un invito ai cittadini ad essere presenti giorno 28 all'inaugurazione via Selene dell'ospedale a Belaiello, ma anche poi giorno 30 quando ci sarà la riunione cittadina. Partiamo con il consigliere Iacono e poi a girare. C'è poco da dire, abbiamo detto tutto, dico soltanto una frase ai cittadini. Non siamo sempre latitanti per come siamo stati tante volte. Questa volta siamo presenti, in tutti. Consigliere Foggia? Io dico che devo tenere conto comunque di questa petizione, però la presenza, come mi insegnava qui Mister Iacono, è leone. Noi dobbiamo essere presenti, ma dobbiamo anche vigilare. Dobbiamo essere da sprono verso quelle coscienze che per adesso sicuramente non si muovono in maniera trasparente con la nostra collettività. Devono essere da sprono verso quelle persone che ancora una volta ci vogliono bocciare e declassare. Io mi spoglio da consigliere comunale, sarò lì presente da cittadino, mi unirò al comitato, come spero che lo facciano anche gli altri. Non mi interessa andare a fare passerella con la giacca e la cravatta e prendermi l'applauso, ci andrò in camicia come sono qui oggi, sarò uno di loro, nella speranza che sarò uno dei tanti, dei molti.
Naturalmente questo sarà un lavoro che farà anche il comitato, sensibilizzerà la città e farà una comunicazione importante. Ma io oltre al 28, che comunque è una data importante per la storia del ballo, diciamo che esterrei l'invito soprattutto per il 30, dove lì veramente vediamo se ci sono politici che hanno ancora la città di Mazara del Vallo, vediamo chi si presenterà, perché lei sa, e con le vostre telecamere l'avete testimoniato, quando il consigliere comunale ha chiesto la presenza a Mazara del Vallo di gli organi deputati a parlare di questa problematica della sanità, tranne Tancredi e Oddo, poi non si è presentato più nessuno, e del detto di Nicola, l'assessore Luciardi non si è presentato, e questo mi dispiace, quasi quasi mortificando e ignorando la nostra città. La stessa cosa è stata fatta anche all'audizione, quindi il mio obiettivo adesso è: lui non viene, noi ci siamo, quindi insieme, se lo vogliamo, possiamo ottenere un grande risultato. Condivido quello che dice il consigliere Iacono, sarà la volontà del popolo. La volontà del popolo è quello che rende sovrano la qualsiasi cosa, sono quelli che mettono al potere i politici. Grazie. In grande maglietta del comitato, allora invitiamo la cittadinanza a essere presente il giorno 28. Sì, una battuta al consigliere Iacono: io penso che i cittadini mazzaresi comunque si ricorderanno sempre di Massimo Russo e di quello che ha fatto per la nostra città. Non c'è bisogno di stemmi o medaglie per questo. Per quanto riguarda il 28, io invito tutti i cittadini ad essere presenti con noi del comitato, dato che avete firmato la petizione, siamo presenti tutti, e così come dico per il 30. Poi metteremo i manifesti, quindi tutti sapranno gli orari, sapranno anche la sede definitiva dell'Assemblea Popolare, e mi auguro che tutti ci seguiranno in questo percorso, sia del 28 che del 30. Quindi consigliere Giardina, un ultimo appello alla cittadinanza. Invito tutti i cittadini di Campobello a essere presenti il giorno 28 corrente mese davanti all'ospedale a dare forza al comitato preterapia di Mazara del Vallo, e faccio una comunicazione al Presidente del Consiglio di Campobello che tutto l'intero Consiglio Comunale di Campobello di Mazara, senza guardare la proposta di chi è arrivata dall'opposizione o dalla maggioranza, si è unito nelle problematiche della salute. Cittadini di Campobello, siete presenti e date il vostro grande contributo, perché io sono qui a difendere Campobello di Mazara. E noi ringraziamo comunque Vincenzo per quello che sta facendo su Campobello, perché come comitato insomma non ci aspettavamo anche questo incontro così forte, e tra l'altro con un consiglio comunale aperto, se si farà sarà una grandissima cosa per noi. Grazie Vincenzo. Bene, l'intervista di oggi finisce qui, ringrazio questi ospiti presenti oggi, l'appuntamento ve lo ricordo è giorno 28 a Mazara del Vallo in via Salemi alle ore 11 per l'inaugurazione della Belaiallo a Mazara del Vallo. E noi ringraziamo voi per la testimonianza che ci date attraverso le telecamere, per averci ospitato nella vostra sede. Grazie, arrivederci. Grazie.